E ancora adesso, insomma, quando mi viene voglia di fare una passeggiata in macchina, è la Cisa, è ancora la Cisa, insomma. E non sono il solo. La Cisa è la casa di villeggiatura della Stradale d'Asfalto che ha turbato, ispirato e plasmato la voglia matta dell'ingegner Dallara. Farsi una macchina tutta sua. Ora, la storia di questo aerocar, diamole il nome che si merita perché ai giochi con l'aria che deve i suoi superpoteri, è nota, ma più passa il tempo più è diva. Non è stato banale per la Dallara diventare un brand nel senso automobilistico del termine. Ma le strade e la gente che animano la 1000 Miglia 2022 che ci ha ospitato hanno dato il loro verdetto. La cosa piace. km di 1000 miglia volati dentro questa culla di carbonio e quest'anno abbiamo voluto esserci nella corsa più bella del mondo con la Stradale perché una porzione del tracciato passava proprio dalla Cisa. Cosa abbiamo imparato? Beh, che servono meno di 900 kg alla spensieratezza su ruote per scivolare dentro le curve, paesi e persone che li popolano al ritmo di un'esperienza da incorniciare. La Stradale, che non vale solo perché è ottimo progetto, ma per la natura epica del suo sbarco sul pianeta auto. La Cisa era la mobilità quando ero giovane, perché in questo paese la prima evoluzione è stata che da carrettieri i giovani sono diventati camionisti e raccontavano quando tornavano dai loro viaggi, che erano mezze avventure, quando andavano a Roma ci mettevano una settimana. Era un mito per tutti, dovevano stare attenti a non frenare soltanto coi freni, perché se no non ce l'avrebbero fatto, che rappresentava un ostacolo, ma era anche la mobilità. Il sogno dell'ingegnere Dallara si sa, ma è nei fatti la somma delle esperienze maturate in 50 anni di motorsport più tutti quelli della sua vita. Radici e volontà di farcela che arrivano da un mondo che non c'è più. Ricordi, sintesi di vita trasformati in energia utile ai nostri giorni, con la Cisa nel cuore. Mi ricordo, avevo 14 anni, 1950, sono andato con mio babbo e mia mamma l'anno santo a Roma, Fiat 500 e la Cisa. E la Cisa che allora anche con la macchina, insomma, era un'avventura. Le prime corse in salita, Parma Poggio di Berceto, che era non proprio sulla Cisa, ma era tutto il percorso con le salite, le discese nei falsopiani. Era anche la natura ancora non rovinata da certi interventi non corretti dell'uomo. La distanza che c'è tra le vecchie auto in corsa e l'autenticità della Stradale è paradossalmente minima in questa comunione di intenti perpetua che è la 1000 miglia, qualcosa capace di eccitare, far salutare le auto di passaggio, far riconoscere ciò che è bello ed emoziona, come la Stradale, che d'epoca non è, ma rappresentativa di questa epoca di certo lo è. C'è un ritorno all'interesse, forse questa mobilità obbligata ti ha fatto venire voglia A di incontrarti con altri, B anche penso di assaporare questo piacere della mobilità anche veloce, ripeto sempre, nella sicurezza e nel rispetto delle norme, che forse se devo andare a Roma forse ci vado meglio in treno, ancora meglio col treno ad alta velocità, ma se voglio andare a fare in Toscana, a fare un giro, ma ci vado con una macchina, non mi interessa andarci in treno, non voglio nemmeno pensarci, voglio andare a vedere anche la natura, voglio poter vedere i nostri calanchi.
Guidarla è anche un po' come andare in moto, sciare a tratti, perché i suoi comandi sono più vivi che mai grazie a una messa a punto cesellata intorno a necessità vere, come quella di farla correre grazie all'aria e non contro di lei. Poco più di 800 kg di downforce sono la cifra attorno a cui orbitano scelte importanti e decisive per la sua progettazione, come la selezione del motore, piccolo e compatto, per lasciare spazio a un estrattore d'aria utile a questa stabilità aliena tra le curve. 400 cavalli con cui giocare al teletrasporto anche su queste strade, cisa su tutte, l'eredità della stradale fa volare alto verso un futuro libero di essere. Cambierà tutto, no? Il nostro mondo cambierà e ci sono anche delle previsioni che sono anche un pochettino catastrofiche per il futuro dell'automobile, quando si dice la vettura del futuro sarà soltanto autonoma, non sarà nemmeno di proprietà. E poi penso a tutti i ragazzi che passano qui con la motocicletta al sabato mattina e questi mica devono andare perché devono andare in un posto, quindi vanno per il piacere di muoversi, per il piacere di spostarsi. Qualche volta ho bisogno anche di immergermi in un mondo diverso dal quale sono sempre, perché ho bisogno di vedere come cambia il nostro ambiente, perché ho bisogno di vederlo da vicino il nostro ambiente, non di vederlo in fotografia. Perché non mi basta più essere circondato da mura, ho bisogno di essere all'aperto anche. Insomma, aver potuto portare la stradale alla 1000 miglia sulla sua cisa è stato qualcosa di magico. Se esiste una cultura automobilistica di riferimento nel mondo della sportività contemporanea, lo si deve proprio e anche alla figura di questo gigante dell'automobilismo che contribuì a mettere la minigonna alle GT, dando vita al fenomeno delle supercar con la Miura. E la stradale, con la sua guida meravigliosamente affilata e competente, è l'ultima pietra miliare della carriera analogica dell'auto. Forse il next step in futuro dovrà essere un'evoluzione che sia dal punto di vista delle emissioni un po' più rispettosa per l'ambiente. Però insomma, non, se mi togli anche questo piacere, insomma, se mi obblighi veramente quando muovo ad andare con una macchina autonoma, allora no, ma perché? Mi sembra una limitazione troppo grande, insomma.